Ciao ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video, io sono Davide Pannozzo e oggi parleremo di come migliorare la ritmica nei nostri soli con alcuni semplici consigli. A fra poco! Ben ritrovati! Prima di iniziare mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e attivate le notifiche per ricevere tutti i prossimi video e le prossime dirette che farò qui sul canale. Uno degli errori che si fa in maniera istintiva quando si suona il blues è di assecondare forse troppo la ritmica su cui stiamo suonando. Che cosa intendo? Se siamo in 12 ottavi per esempio, come in questo caso, probabilmente si tenderà a suonare più in 3. Se invece siamo in 4 quarti, come in questo caso, si tenderà di più a suonare in 2. Bene, nel video di oggi ti farò capire le differenze tra 4 quarti e 12 ottavi e ti darò alcuni consigli proprio per uscire da questa forma mentis che secondo me blocca parecchio il processo creativo di improvvisazione sul blues. Partiamo infatti dalla definizione di 4 quarti e 12 ottavi per capire che cosa vuol dire anche suonare in 2 e suonare in 3. 4 quarti vuol dire 4 movimenti da un quarto, quindi sarà 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4, quindi hai 4 movimenti, 1, 2, 3, 4, e il valore di ogni movimento è di un quarto. Quindi suonare in 2 vuol dire assecondare questo tipo di andamento, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 12 ottavi invece vuol dire 4 movimenti da 3 ottavi, quindi sarà 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi come vedi abbiamo ancora 4 movimenti, 1, 2, 3, 4 e ogni movimento ha il valore di 3 ottavi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi suonare in 3 vuol dire assecondare questo tipo di ritmica, quindi suonando più, ragionando in questa maniera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi partendo da questa idea potremmo pensare di suonare in 2 anche su un portamento ternario, quindi su un 12 ottavi, e viceversa, quindi potrei anche suonare in 3 su un tempo di 4 quarti. Questo ci porterà ad avere dei movimenti ritmici all'interno dell'improvvisazione molto più interessanti e chi ci ascolterà avrà la sensazione appunto di essere sempre davanti a qualcosa in divenire, quindi stai raccontando sempre di più una storia e quindi manterrai l'orecchio dell'ascoltatore attento a quello che succederà subito dopo. Ti faccio adesso qualche esempio suonando su un 12 ottavi mantenendo una scansione binaria. Benissimo, adesso invece ti suonerò su un tempo di 4 quarti con una scansione ternaria. Questo vuol dire anche che possiamo utilizzare il 2 su un 12 ottavi e viceversa il 3 su un 4 quarti. Quindi per esempio posso immaginare di suonare su un 4 quarti ragionando più in terzine. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oppure miscelare il 3 con il 2, quindi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Per esempio così. Thank you.
In questa maniera creerò molti più movimenti e il mio modo di suonare sarà di sicuro più interessante. Adesso ti faccio una dimostrazione finale con tutti gli elementi che ti ho fatto vedere nel video di oggi. Bene, per oggi è tutto. Fammi sapere se hai qualsiasi domanda scrivendo nei commenti qui sotto. E mi raccomando, vai a dare un'occhiata alla mia accademia online, Guitar Lab, Modern Blues Guitar Academy Online. E noi ci vediamo presto. Ciao!